Proseguiamo col nostro viaggio fra le conseguenze dei bombardamenti del 1999 sulla Jugoslavia. Siamo di nuovo a Kosovska Mitrovica col suo ponte. Con Rade e il suo pulmino andremo a Vrani attraversando il Kosovo albanese. Može, idemo. Može li se pravo tamo, dobar dan. Može li se pravo? Dobro si vuoi, probaj. Probaj. Ci fermiamo a Mitrovica Sud a guardare il cimitero ortodosso distrutto dagli estremisti albanesi. Per gli ortodossi, anche sotto scorta, è un pericolo andarci. Ma poche centinaia di metri a nord, nella parte dei serbi per intenderci, un cimitero musulmano ci appare intatto e ben tenuto. Vranje è una cittadina a sud-est della Serbia, molto vicina al Kosovo, uno dei posti più colpiti dalle bombe all'uranio impoverito e dalle cluster bombs, le famigerate bombe a frammentazione. Veniamo ricevuti dal dottor Miroslav Simic, medico e ricercatore del Dipartimento Pubblico di Sanità di Vranje, che ci parla della situazione. La popolazione vive nel timore diffuso di contaminazioni, un timore giustificato da tante morti per tumore, da tanta gente che si è ammalata nel corso degli anni del dopo bombardamento. Bisogna informare per cercare di prevenire, quantomeno l'insorgere di malattie tumorali per le quali conveniamo con la tesi di un concorso di cause. Inquinamento radioattivo da uranio e plutonio, anche combinati insieme. Inquinamento ambientale con interessamento delle falde acquifere e di conseguenza dei campi coltivati e di tutta la catena alimentare, ma anche lo stress. Lo stress. C'è chi ride di questo, ma Simic si fa subito serio. I militari in servizio nelle basi NATO sono costretti a lunghi periodi di stress dovuto alla difficile vita militare e sono continuamente esposti al contatto con armamenti pericolosi per il loro grado di radioattività. L'abbassamento delle difese immunitarie li espone così a grossi rischi per la salute. Ma se pensiamo alla popolazione costretta a vivere in modo precario per molto tempo, ci rendiamo conto di quanto grave sia la situazione. È per questo che qui a Vranje effettuiamo continue ricerche epidemiologiche e rilevazioni ambientali, con test sui cibi, sulla frutta, sull'acqua, ponendo particolare attenzione ai siti più bombardati della regione. Nella sede della locale municipalità incontriamo il dottor Mladenovic, pediatra, e la dottoressa Cvetkovic, rappresentanti di un gruppo di lavoro costituitosi insieme ai cittadini della comunità. Svolgono attività di ricerca in accordo con l'Istituto di Medicina Nucleare Vincia di Belgrado. Con il Dipartimento Pubblico di Sanità di Vranje hanno partecipato a un programma di indagine sull'ambiente e sulla popolazione voluto dal Ministero. I risultati di queste indagini, svolte in periodi diversi anche per la difficoltà di reperire fondi in modo costante, dimostrano con significativo aumento delle malattie tumorali, cardiovascolari e dei casi di malformazione nelle nascite c'è stato. Dal 99 al 2009, ad esempio, i casi di neonati con malformazioni sono addirittura quadruplicati, passando da 21 del 99 ai quasi 80 del 2009. Nella vicina montagna di Pljačkovica sono stati ritrovati 49 missili non esplosi e i resti di 38 missili esplosi. Tutto questo non si sa quali conseguenze nel tempo potrà causare. Perciò è nostra intenzione estendere lo studio a tutta l'area, monitorando la popolazione attraverso analisi continue di sangue e urine per almeno 4 anni, anche se i fondi a disposizione sono scarsi e non sempre basta la volontà e la determinazione. È allarmante che in tutta la Serbia si siano avuti 30.000 nuovi casi di cancro con 18.000 decessi. Non si dimostrerà mai la relazione bombe, uranio, plutonio, decessi, ma i casi si sono moltiplicati. Un nesso dovrà pure esserci.
Pensa ci siano conseguenze per i bombardamenti all'uranio? Sì, certo, tanti bambini nascono deformati. Chiaro che ci sono conseguenze. Non dovresti piantare né coltivare più niente per almeno 100 anni. Il cancro sarà la conseguenza. Come no? Ci sono sempre più malati proprio a causa delle radiazioni. Ma per bonificare ci vogliono tanti soldi e tanto tempo. Molti vogliono andare via da Vranje perché pensano al futuro dei loro figli. Salutata Vranje, proprio prima della frontiera notiamo un villaggio a maggioranza musulmana. Si tratta di Doberciane, vicino Bujanovac. Un minareto attira la nostra attenzione. Non ci sono militari KFOR a sua guardia. Siamo in Serbia. Nel monastero di Gračanica, dove giungiamo quando è ormai sera e dove non possiamo non fermarci per una visita, troviamo la chiesa al buio per mancanza di energia elettrica. I generatori consentono l'energia essenziale. A Gračanica c'è una comunità di serbi che ancora resiste. La mancanza di corrente è solo una delle tante difficoltà alla quale la comunità è costretta a far fronte. Le monache pregano nella loro piccola cappella, dove suor Irina ci mostra i dipinti da loro eseguiti. Il giorno seguente andiamo a visitare il monastero di Sokolica, situato nella parte nord di Kosovska Mitrovica, con la sua scuola di affresco e restauro. Il monastero, però, ci incuriosisce per un altro motivo. L'unica statua della Madonna che sta lì non è rovinata. Perché albanesi, donne albanesi che non possono avere i figli, vengono qui e c'è la leggenda che poi rimangono incinta. E per questo albanesi non hanno attaccato questo monastero. Anche a Mitrovica, vicino a un altro ponte parallelo a quello più famoso, accadono cose incredibili che forse in pochi conoscono. Un via vai di auto con targhe serbe, albanesi, senza targa. E molti serbi fanno acquisti a buon prezzo nei piccoli negozi albanesi, dove si accettano i dinari serbi. Insomma, sembra di essere in Jugoslavia, ma le bandiere sui tetti ci dicono che non è così. Un nuovo capitolo della nostra indagine riparte sempre da Mitrovica. Andremo a visitare i villaggi di serbi nell'area di Peć e Dečani. Ci attende in piazza Mijo Ratković, sfollato dal Kosovo, che ora vive a Kraljevo. La sua famiglia è inserita nel programma di sostegno a distanza di un ponte per. Con lui c'è anche Jelena, una nostra amica che ci farà da interprete. Conversiamo in attesa che arrivi la nostra auto. Ma che pensa la tua amica di questa cosa però? Perché già è curiosa, no? Curiosa, vabbè, diciamo curiosa. Che c'è stata una guerra, adesso loro si sono separati, però per andarsi a curare magari uno va a Belgrado e ci va normalmente. Sta una mischiata. Vedi che di un pitagno stravo, sto scherzando. Mora da sovezzo. Quando si tratta della salute, certo. Non c'è. Nella piazza di Mitrovica, quella davanti al ponte sul Libar, una lapide ricorda i tre fratelli Milic, due morti sotto le bombe della NATO, uno morto di infarto o forse sempre e solo di guerra, dopo il ritorno a casa a Kraljevo. Siamo nel Kosovo monoetnico, con Vinko Arsinjević, uno dei due serbi in servizio presso la polizia del Kosovo, alla guida. Saremo a Peć prima di sera. Durante il viaggio
Mio ci racconta di suo padre. A mio padre, nel 2001, è stato diagnosticato un cancro della dimensione di un chicco di grano turco. Era l'8 marzo. Il giorno dopo si era già raddoppiato. Dopo 8 mesi mio padre è morto. In questi anni, fra la gente di Belopoli che è andata via e che io conosco, almeno un centinaio sono le persone morte, la maggior parte di cancro, sia vecchi che giovani. Mio figlio Josif ha avuto l'udito compromesso dai bombardamenti. La nostra casa era a circa 1 chilometro in linea d'aria da una caserma che la NATO ha distrutto. Ecco la mia casa. Visitiamo il villaggio di Belopoli. Mio ci racconta di quel 17 marzo del 2004, quando la violenza degli estremisti albanesi si scatenò ancora contro i serbi. Una folla inferocita aveva circondato le case a Belopoli, con la KFOR che cercava il modo di tenere lontano tutti noi serbi rimasti imprigionati. I soldati riuscirono ad aprire un varco per farci passare e metterci in salvo. Ma non poterono evitare il lancio di pietre, le botte, le coltellate. Alla fine gli albanesi presero di mira la piccola chiesa, appiccandole il fuoco senza permettere a nessuno di salvare le icone e gli oggetti sacri. Poi la rabbia si scatenò contro il cimitero, distruggendolo. Molte tombe ancora giacciono così. Anche 3 alberi secolari piantati nel cimitero furono abbattuti. È stata la cancellazione della memoria. Ci incontriamo con Momcilo Savic, il rappresentante del villaggio. A casa sua ci accoglie come ospiti d'onore, offrendoci rakia e caffè, insieme all'immancabile succo. È presente un albanese, Recep Veselaj, col quale Momcilo condivide un'amicizia da anni, nonostante la guerra, nonostante le divisioni, nonostante tutto. Ho parlato con tanti giornalisti, anche della RAI, e ho raccontato sempre le stesse cose. I serbi che sono fuggiti devono tornare. Senza il loro ritorno, anche per chi vive qui, è tutto più difficile. Ma se torneranno altri serbi, avranno garanzia di sicurezza. E con i militari della base NATO che stanno diminuendo, come la mettiamo? Senza i militari sarebbe tutto più difficile. Ma io personalmente garantisco a chi vorrà tornare di trovare lavoro e di poter vivere in tranquillità e in pace. Possiamo vivere insieme. Io e il mio amico Recep siamo amici da sempre. Nessuno può dividerci. È la politica il vero e unico problema. Già, la politica. Ne parliamo con altre persone di Belopoli, serbi che non sono fuggiti o che sono tornati. Si avvicinano e ci aspettano, hanno voglia di parlare con noi. Fra rabbia, rancore, miseria e consapevolezza, cosa ancora più eloquente, manca la rakia. Quello che succede a Mitrovica si ripercuote in tutto il Kosovo. Se là è tranquillo anche qui. Mitrovica è diventata il termometro del Kosovo. Se c'è febbre, più difficile sarà la nostra vita. Ma se la temperatura scende, tutti stiamo meglio, ricominciamo a vivere. Ormai siamo ridotti a misurarci la febbre tutti i giorni. Il problema è che i serbi del Kosovo hanno venduto tutto. Come possono tornare? Se uno vende, non c'è possibilità di ritorno. Molti hanno venduto casa e poi hanno avuto fondi dal governo serbo per costruirsene un'altra in Serbia. Chi è rimasto qui non ha avuto niente. L'unico effetto di questa politica è stato quello di dividere i serbi e poi stare sempre a parlare di violenza scoraggia le persone. Pensate a una donna che ha perso il marito, come fa a tornare? Certo, servirebbe che ci fossero pari opportunità di lavoro, come c'era una volta per gli albanesi. Nel 90 fummo assunti in 10 per un lavoro, 9 erano albanesi, ma non c'è nemmeno uno straccio di legalità. Vi faccio un esempio. Avete sentito mai una canzone serba a Peć? Mai. Avete visto sventolare una bandiera serba a Peć? Mai. Se non siamo liberi di ascoltare la nostra musica, di sventolare le nostre bandiere, non c'è legalità né giustizia.